Ti rendete conto quando ci hanno preso in giro sta gente, che razza di proprio delinquenti, bisogna dirlo, ci hanno rovinato la vita. Oltre 300.000 euro avevano di generazione in generazione, abbiamo questo piccolo capitale, tesoro, ce lo hanno rubato. Adesso con 2.300 euro circa del sì o no ci liquidano. Lo sfogo di un telespettatore e risparmiatore di Veneto Banca questa mattina a Sveglia Veneti. La disperazione e la rabbia nelle sue parole non lasciano dubbi. Soldi, niente, l'avvenire, i figli che avevo, qualcosa per me, vecchiaia, mi è dato senza niente. In questa disperazione anche l'annuncio di gesti estremi per sfogare un risentimento che cova costantemente. Una volta è alta, non li posso più perché sono Dio nella depressione, mi ha rovinato tutta la mia vita. E una volta è alta, trinca, trinchetti, consueti, più che fai fuori. Scusatemi No, davanti, no, non li no. faccio più, non li Te faccio credo. più, ve lo dico, non li più. Ed è solo una delle tante vicende raccontate anche oggi dai telespettatori di Sveglia Veneti all'ospite di turno questa mattina, Massimo Bettin, segretario provinciale del Partito Democratico di Padova. Sanità, trasporti, il lavoro che non c'è né per i giovani né per gli over 50, tra gli argomenti più sentiti. E tra questi anche il referendum sull'autonomia che il presidente Zaia si appresta ad organizzare per il prossimo ottobre. Dall'opposizione in regione arriva il sì all'autonomia, ma altrettante critiche al referendum. Già oggi le regioni potrebbero chiedere a sé, avocare a sé, quindi anche coi fondi, l'autonomia, la gestione diretta su alcuni aspetti, solo che Zaia non l'ha mai fatto. Io personalmente dico, se Zaia farà referendum, che sarà un referendum banalissimo, tipo vuole più autonomia per il Veneto, generico, non c'è niente di concreto dentro, lo fa per un'operazione dal mio punto di vista molto propagandistica, come dire, metterà anche risorse pubbliche su una roba che potrebbe non esserci e potremmo usarle magari per i poveri che aiuta Mirella.